Una frana si è verificata nella giornata di ieri a Olevano sul Tusciano. Per precauzione sono state evacuate due famiglie in via Porta della frazione Salitto, dove lo smottamento ha fatto crollare un muro di contenimento e una ringhiera, mentre la terra e la roccia hanno invaso la strada fino davanti alle case. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma la paura per gli abitanti è stata tanta. I vigili del fuoco di Salerno hanno avviato i lavori per mettere in sicurezza la zona dove si è verificata la frana. Attimi di paura poi ieri mattina a Vallo della Lucania per un incendio divampato all'interno di un'abitazione nel quartiere San Pantaleone. Le fiamme sono partite all'interno dell'abitazione con dentro un ragazzo di 25 anni. Il pronto intervento dei vigili del fuoco, con il caposquadra Giuseppe Volpi, ha evitato che il giovane potesse avere conseguenze. L'incendio è stato quindi domato in poco tempo e la causa del rogo potrebbe essere una pentola lasciata sul gas dal 25enne di origini venezuelane.